Nel 2015 ANI ha consolidato la sua presenza a livello internazionale, guidando le imprese italiane verso nuove opportunità di crescita. In un clima mondiale caratterizzato da incertezze e difficoltà, ANI è riuscita a compiere la propria missione con continuità e qualità, coordinando 32 iniziative in tutto il mondo. Oltre 300 aziende italiane coinvolte nelle attività. 400 incontri B2B realizzati durante le missioni imprenditoriali. In Europa, ANI si è attivata in Germania, organizzando una collettiva di 10 aziende italiane per la partecipazione alla fiera Hannover Messe Industrie, la manifestazione fieristica più importante a livello mondiale per le tecnologie elettrotecniche ed elettroniche. Nel Regno Unito, 12 aziende italiane hanno partecipato alla collettiva organizzata da ICE Agenzia in collaborazione con ANIE, presentandosi a IFSEC International, la manifestazione fieristica più importante in Europa per il settore della sicurezza. In Svezia sono stati due gli appuntamenti di richiamo. ELFAC, manifestazione fieristica di riferimento nell'area della Scandinavia per le tecnologie elettrotecniche ed elettroniche, a cui hanno partecipato 4 aziende di ANIE insieme al consorzio Conelex. Altro appuntamento importante, i Technology Days con focus ascensori e scale mobili, per promuovere nel mondo l'eccellenza dell'industria italiana. La tappa di Stoccolma si inserisce nel roadshow internazionale organizzato in collaborazione con ICE Agenzia, partito dal Brasile nel 2014. In Russia. Nonostante le tensioni economiche e politiche in corso, ANI ha continuato a osservare con attenzione le potenzialità del paese. ANI ha coordinato il tavolo tematico Tecnologie per elettrotecnica in occasione della 24esima Task Force Italo-Russa, un forum economico-istituzionale promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico volto ad approfondire le opportunità di collaborazione commerciale e industriale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei distretti. In Africa. Il mercato di richiamo è stato quello egiziano, sostenuto da nuovi e importanti piani di investimento infrastrutturale nell'ambito oil and gas e logistico. A Il Cairo, il vicepresidente ANIE per l'internazionalizzazione, Andrea Maspero, ha partecipato alla missione imprenditoriale di sistema guidata dal viceministro allo sviluppo economico, Carlo Calenda. Il Sudafrica si mantiene il paese più avanzato dell'Africa subsahariana, con un piano di sviluppo infrastrutturale al 2030, focalizzato su trasporti, energia e green economy. Qui, ANIE ha organizzato una missione imprenditoriale a cui hanno partecipato 7 aziende italiane che hanno svolto 80 incontri d'affari con gli operatori locali. Più in generale, nell'Africa subsahariana, ANIE segue con attenzione le opportunità offerte da paesi emergenti ad alto tasso di sviluppo. In collaborazione con Confindustria, Simest e GSE, ANI ha organizzato a Roma e Milano 2 incontri di approfondimento dedicati ad Electrify, l'iniziativa di finanziamento della Commissione europea per l'elettrificazione nei paesi in via di sviluppo. In Medio Oriente. I ricavi del settore oil and gas sostengono gli importanti piani di investimento annunciati in molti paesi dell'area. In Arabia Saudita, una delle economie più dinamiche tra i paesi del Golfo, ANI ha organizzato una missione imprenditoriale. Negli Emirati Arabi Uniti, che ospiteranno nel 2020 la prossima esposizione universale, ANI ha presenziato a Intersec, fiera per il settore della sicurezza. Middle East Electricity, la manifestazione fieristica più importante in Medio Oriente per le tecnologie elettrotecniche ed elettroniche, dove 65 aziende italiane hanno partecipato alla collettiva organizzata da ANIE e ICE Agenzia. Light Middle East, fiera dell'illuminotecnica, dove ANIE ha realizzato insieme a ICE Agenzia la mostra Light is Life, un percorso per promuovere l'eccellenza dell'industria italiana dell'illuminotecnica in occasione dell'Anno Internazionale della Luce. ADIPEC, fiera dedicata alle tecnologie destinate al mercato dell'oil and gas, all'interno della quale è stato allestito un punto Italia, organizzato da ICE Agenzia in collaborazione con ANIE. In Qatar e Oman, i Technology Days hanno visto la partecipazione di 7 aziende italiane al seminario itinerante con incontri B2B organizzato da ICE Agenzia in collaborazione con ANIE,
per un totale di 59 incontri d'affari tra le aziende italiane e gli operatori locali. In Iran, i recenti accordi internazionali hanno aperto straordinarie opportunità di mercato per le imprese italiane. Qui, ANIE ha organizzato una missione imprenditoriale a cui hanno partecipato 10 aziende italiane, per un totale di 162 incontri d'affari realizzati. Successivamente, il vicepresidente ANIE per l'internazionalizzazione, Andrea Maspero, ha partecipato alla missione di sistema guidata dal viceministro allo sviluppo economico, Carlo Calenda. In Asia, si segnala in Azerbaigian, a Baku, la partecipazione organizzata da ICE Agenzia alla Caspian Oil & Gas, manifestazione fieristica d'eccellenza nell'area del Mar Caspio per le tecnologie destinate al mercato dell'oil and gas. In Giappone e Singapore, 15 aziende italiane hanno preso parte alla missione imprenditoriale con Focus Clean Technologies, organizzata da Confindustria in collaborazione con ANIE, che ha visto lo svolgimento di oltre 100 incontri d'affari. Sempre in Giappone, ANIE ha supportato la partecipazione italiana alla Renewable Energy di Tokyo, in occasione della quale ICE Agenzia ha coordinato il punto Italia. In Oceania, l'Australia ha visto la presenza di imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane presso il punto Italia, organizzato da ICE Agenzia all'interno di AOG, Australasian Oil and Gas Exhibition and Conference, la manifestazione fieristica più importante in Oceania per le tecnologie destinate al mercato dell'oil and gas. In America Latina, ANIE è stata presente anche in quest'area, interessata ai suoi mercati in rapido sviluppo e alle opportunità aperte dalla straordinaria ricchezza di materie prime. In Colombia e Cile, le Green Technologies sono state una dei settori focus della missione di sistema guidata dal viceministro allo sviluppo economico, Carlo Calenda. Il presidente di ANIE, Claudio Andrea Gemme, ha preso parte alla missione istituzionale guidata dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in Cile, Perù, Colombia e Cuba. Il 2015 di ANIE è stato un anno di presenza e continuità intorno al mondo. Europa, Asia, Africa, Oceania, America Latina. Ma anche in Italia è stata degna di nota l'attività di accoglienza e promozione che ANIE ha garantito alle manifestazioni ospitate dal paese. Fra tutte, Expo Milano. ANIE ha partecipato all'esposizione universale come partner di Confindustria nella mostra Fab Food, allestita in Padiglione Italia. Un percorso che ha offerto ai visitatori un'esperienza altamente interattiva ed emozionante, raccontando come sia possibile ottenere, rispettando l'ambiente e le risorse del mondo, prodotti alimentari sicuri, di qualità, a prezzi accessibili e in quantità sufficiente per tutti, grazie all'industria e alle sue tecnologie. In questa occasione, ANIE, con il supporto e la collaborazione di ICE Agenzia, ha ospitato 36 delegati internazionali, rappresentanti di utility, grandi gruppi industriali e distributori, provenienti da 11 paesi, favorendo incontri presso le aziende italiane e visite dei loro stabilimenti produttivi. Insieme verso nuovi mercati. Con ANIE, il mondo è a portata di mano.